Assessore Giorno, dunque abbiamo parlato della necessità che esista, che si realizzi una filiera istituzionale per portare a compimento tutti i progetti per la trasformazione di Taranto a città dallo sviluppo sostenibile. Quella del JTF, quindi della transizione giusta, così come l'ha chiamata l'Unione Europea, è una grande opportunità, non solo per Taranto, per Sulcis, ma in realtà per tutta l'Europa. C'è una volontà chiara che, come dicevo prima, è quella di ridare dignità ai territori che hanno subito nel corso di questi decenni una politica industriale che ha prodotto inquinamento, e nel caso di Taranto non solo, ma anche una dicotomia sociale e tante problematiche che tutti conosciamo. Perché è importante la filiera istituzionale? Perché per fare questo salto di qualità in avanti, avere questo scatto di dignità, è necessario che tutti gli attori che partecipano di questa trasformazione siano allineati tra di loro. Vale per l'Unione Europea con tutte le sue istituzioni, il governo, la regione, il comune di Taranto, ma in realtà i comuni della provincia che godranno dei benefici di questi circa 800 milioni di euro che l'Unione Europea ha messo a disposizione per Taranto. La filiera è fondamentale perché l'opportunità del JTF non si trasformi in una solita politica di assistenzialismo, ma generi delle ricadute importanti per il territorio che siano in grado di trasformare gli attività lavorative, lo sviluppo economico, la capacità formativa dei lavoratori e quindi generare delle ricadute che abbiano una durevolezza nel tempo, che siano in grado di produrre effetti non solo nel periodo in cui si esercitano i cambiamenti, ma anche negli anni a seguire.